Un Teramo imballato, abulico e poco in partita, vince facendo il minimo indispensabile l'amichevole di Pineto contro i biancoazzurri dell'ex Aldo Ammazzalorso. Lo fa siglando le due reti decisive nel finale, con il giovane Fratangelo e con Dorazio a tempo scaduto. Ma il diavolo non convince e se quella con l'Alba Adriatica era stata una gara utile per qualche sperimentazione, quella col Pineto mostra i limiti a 3 settimane dallo start del campionato di una squadra ancora preda dei carichi di lavoro e che se dietro rischia poco, altrettanto poco fa in attacco. Formazione più o meno base in avvio, mancano Elari, Petrella e Speranza, ma l'11 di partenza assomiglia molto a quello titolare. Il problema è che il 4-3-2-1, con Forte e Sansovini dietro croce, stenta a dare risultati apprezzabili. La punta si danna l'anima, ci prova al 9° e al 20° senza inquadrare però lo specchio della porta. Spicca la regia di Amadio, padrone di una lucidità in chiusura e proposizione merce rara nel calcio moderno. Peterman e Di Paolo Antonio si vedono attratti e il Pineto a buon gioco, in chiusure mai davvero provvidenziali. Caidi prova a far valere i centimetri, centrale. Sansovini si mette in proprio in chiusura di tempo, diagonale al lato. I biancazzurri di Ammazzalorso, dopo aver sofferto non eccessivamente, ci provano in chiusura di prima frazione. Antenucci trova all'esterno della rete, sul corner Stacchiotti impatta ma non inquadra il bersaglio grosso. Tanti cambi nell'intervallo, Zauli ridisegna la difesa, entrano Scipioni, Dorazio e Manganelli e in corso d'opera i giovani Mantini, Fratangelo e Cesarini. La girata di Sansovini, ancora lui, è parata da Parente, così come il destro di Croce, ma chi oggi sembra davvero l'uomo in più è Federico Carraro, che si piazza tra le linee, si muove, gioca a palla tra i piedi. La sua incursione al 71esimo crea scompiglio nella retroguardia adriatica, il servizio dell'80esimo invece libera Fratangelo in area di rigore, il ragazzo si fa spazio e scarica alle spalle dell'estremo pinetese la rete del vantaggio. Fratangelo che potrebbe raddoppiare 9 minuti più tardi, ma apre troppo il compasso quando spara verso la porta. Dorazio invece al 90esimo con la stoccata sotto misura ribadisce che l'annata passata è appunto storia chiusa, ma sono le uniche note positive di una domenica pomeriggio nel quale il diavolo sembra aver fatto un piccolo passo indietro.